Spero vi siate divertite, che alla fine la cosa importante è alla base di tutto questa sera la causa benefica che ci accomuna. Bene Federica. Adesso la busta ci è stata consegnata, il nome della vincitrice lo sappiamo. Apriamo la busta. Chiedo che per favore si possono spegnere le luci, così diciamo il nome della sposa vincitrice di questo concorso, non solo Cioga 2013 è... come un gioco, in quanto questa serata è un'occasione per stare insieme e divertirsi, e non è una competizione. Per questo, a vincere! Microfono. Aspettavi, vero? Non te l'aspettavi, eh? Sì, vero? Senti molto emozionata? Vuoi dire qualcosa? Mi chiede l'acqua, mi sta. Ci tenevo a dire che i due conduttori sono dei giocattoli. Potrete trovare domani da Decathlon. Il prezzo è molto basso, dato che viviamo in un periodo in cui la crisi, io sono felicissimo di aver vinto quest'oggi, di avervi dato emozioni. Ora che vi posso dire la verità, la crisi, come sapete tutti, è finita. Como comincia su Vamine, per cui io ringrazio i miei sostenitori, ringrazio soprattutto le signore che erano sedute là, il casero, anzi, si è imbagliato tutto, i tempi, l'orario. Io là verso le 10.30, le 22.30, 23 meno un quarto, past 12, avevo 85 signore qua sedute che sono venute per fare lo screening. 8 erano per il seno, le rimanenti 28 però dalla prostata in giù. Per cui io ringrazio il mago Zurri e Pocahontas per avermi ricevuto qui. Abbiamo la figlia di Ornella Vanoni in prima fila, ho riconosciuto, vabbè, questa è mozzere mia, su la porre calata con fiori e su coniglio, e
e tutti i bambini, io ho vinto quest'oggi, sono felice, però ricordatevi che esistono anche altre malattie. La malattia più importante, che è quella per cui combatto da anni, signoranzia, quella non si può curare con uno screening. Saluto gli amici della scalinata di Medjugorje e vedo che anche Romeo e Giulietta sono addormentati, per cui state attenti a dire, ecco questo signore, vedete, per esempio l'alleato a Conca, la fortuna non è stata con lui, per cui io vi lascio quest'oggi e vi ricorda ancora una cosa, prima mi chiedete, io sono campione olimpico di lancio in avanti con Yogita. Questa signora è la Madonna, si alzi signora, o essa Madonna o essa Muzzele su gelataio, quindi signori, e questo signore l'abbiamo mandato via da Ploaghe anni fa, era il postino di Maria De Filippi, e oggi a Trinità da Culto l'hanno visto cercando posta per terra. Per cui signori, amici che siete rimasti in pochi, io ho visto questa piazza colma di gente verso le 22, era pieno fino in fondo, le persone sensibili avranno visto i tavoli in cui erano sedute le persone laggiù in fondo, ho visto e ho conosciuto tanti di voi mentre mangiavano, l'80% erano rumeni, gente che aveva fame, che si è unita alla vostra sagra e ha approfittato di questo momento. Io ringrazio tutte le signore dell'associazione Yogita, soprattutto quelle bonsai, quelle piccole, quelle che si sono date da fare per la riuscita di questa manifestazione. Vi ringrazio tutti quanti, soprattutto i giovani e... Passami a fizzo mio. Vedete, la bambina ci è rimasta male, commente bambino si è attaccata a salita, però purtroppo è rimasta delusa. Per cui ricordatevi amici, ricordatevi, noi siamo qua per divertirci, abbiamo dei giornalisti qui, vedo un pezzo di pane, Vincenzo Mollica. Vincenzo, scrivi le cose come sono andate, questo signore lo vedete che mi sta guardando della cantina sociale di Argiolas, lei mi capisce. Lei capisce questo mio momento, io ringrazio, se avete laggiù dalla regia vi lascio perché a me piace alleviare le pene, scusate, mi piace alleviare e vi canto una canzone perché noi siamo qui per riflettere e quale migliore canzone è preventiva alla felicità, quindi adesso agosto passerà, arriverà settembre, chi vendemmia, vendemmia, chi ha seminato, ha seminato, e presto passeranno le donne dell'associazione nelle vostre case, date bilu, vi daranno delle ampolle, dategliela un pochino di cacca, perché è da lì che un giorno nascerà un fiore, mentre dal diamante non nasce niente. Abba Giulietta c'è nata, vuol dire che questi argomenti interessano. E ricordatevi amici sardi, sordi, muti, amici di ogni popolo, guardate quella signora di Sedilo che sta rientrando in paese sola, vi lascio con una canzone che vi appartiene a tutti, con la speranza che il prossimo anno Sayovita diventa Cocoi e le nostre nebbie si diradano e uno scoglio possa arginare veramente il mare e questi bambini, i figli dei Kazenda, possano crescere sereni e felici e tornare a terra mia, a domo mia, a terra. Peso mia, canto in pizzi mia, sa di terra de capizza, adesso scanto te zizi e pazzola, ascolta io.
canto da pinteso mia, canto il logo d'oro, stillo de su coro ballo, dai giaoghe de Maria. Canto da pinteso mia, canto via e sa cavalcata in processione, so scostume non adesso sardo so, con più parole, so scadito de Saiara, su burrone de Donara. Baronessa tirannia, libera sargente tua, e spiegata messa tutta, quando vieno da giamato, me manna me mea. Canto da pinteso mia, sei culos de mammutone, sei saccadone, sei un mammoiata de obbibia. Sutta son murales, canto a tenores, y salvataggia una bella yoga, sanula bu su sole, canto vale gara sao, e fatto batto ganona, dai su gasi su bastore, sa se ha un colore, e in su mare mura vera, salla meda sola tutto un pare in brutallea. Sono tutto un paio di tornare.